Raga, mi sveglio stamattina, e innanzitutto buona domenica a tutti, e mi compaiono le foto di Rafa Leao alla Fashion Week. Inguardabili, raga. Giacchettina, mille colori, gialla, rossa, senza bottoni. Se la metto io, la pancia esplode fuori dalla giacca. Pantaloni stracciati. Stracciati, non ho più l'età per mettere quel tipo di pantaloni. Se quella è la moda, io sono un fuori quota. Perché vi dico questo? Perché Rafa, se stasera non segni o non fai una immensa prestazione come io mi auguro e come io ti auguro, queste immagini, sappi che in tutti i media e moltissimi tifosi verranno usate contro di te. Perché già sei un rapper, già sei uno scrittore di libri, adesso anche che si sapeva già la tua passione per la moda, perché l'hai detto anche tu all'intervista, se prima di una partita così importante te ne vai alla Fashion Week, non oso immaginare cosa ti diranno se fai una partita di merda stasera. Quindi Rafa, mi raccomando, testa, perché c'è una gran fetta che ti vuole un bene assoluto come me, però se ci tradisci è normale che poi ti cagano il cazzo. Comunque quei vestiti sono inguardabili. Ragazzi, mi raccomando, pollice in su a Benzinero, che molto spesso vi devo tirare le orecchie e vi dimenticate, e iscrizione al canale per chi non l'ha fatto. Poi vi dico la probabile formazione di stasera, che mi lascia, cioè spero che poi ve lo dico. Pensate se ci purga. Ciao. Oggi il giorno che vi voglio ricordare dell'anniversario, 12 anni dal gol di Montari che ci è costato uno scudetto, perché se no la doppia stella ce l'avevamo già da un pezzo. Quello che mi porterà sempre a dire che io, quando c'è una sfida finale tra Inter e Juventus che può decidere un campionato, io rimarrò sempre neutro. Non potrò mai tifare Juventus, perché quel ricordo brucia e brucia per chi l'ha vissuto e aveva almeno più di 20 anni, perché da ragazzino certe cose non le vivi. L'ho vissuta male, malissimo, per quello io non potrò mai tifare Juventus. Rimango neutro, perché mai potrò tifare manco Inter. Quindi se stasera segna De Cadavere, Pioli, sarà una coltellata. Io se segna De Kettler, non so neanch'io cosa farò, ma ben mi starebbe per tutte le offese che gli ho dato. Però gli ho chiesto scusa, quindi io penso di poter essere uno di quelli perdonati. Però questa notte ho sognato De Kettler che mi sculacciava, ho sognato che mi purgava un gol, che però se poi finisce 3-1 per noi, chi se ne fotte, poi fammi anche il gol, certo, ci rimango. Ieri è stata bacchettata, e su quello io gli do ragione a Stefano Pioli. Io sono contento se ogni tanto bacchetta dei giocatori. Bacchettata a Chukwueze da parte di mister Stefano Pioli in conferenza stampa. Vedete che non sono sempre critico con l'allenatore, cioè se fa o dice una cosa giusta io la dico. Cosa è successo? Alla domanda su Chukwueze dice: Chukwueze quando deve fare le stesse cose, che visto che fa lo stesso ruolo di Pulisic, deve segnare come Pulisic, fare assist come Pulisic e, attenzione, lavorare come Pulisic.
Cosa vuol dire? Che Chukwueze non sta rendendo come potrebbe, perché quando si allena è un po' un cazzaro, è uno che non dà 100. Ecco perché poi in Italia non riesce a rendere come sta rendendo Pulisic. Quindi io spero che queste parole fungano, che vengono lanciate per noi tifosi che ci domandiamo: ma Chukwueze è un bidone? No, perché sennò non faceva le stagioni che ha fatto al Villarreal, solo che gli manca l'intensità di allenamento che devi avere in Italia. Quindi Chukwu, visto che sei stato pagato tanto e prendi anche un buon stipendio, corri, allenati. Stasera abbiamo una partita difficilissima, importantissima, perché se tu la vinci, prima di tutto io non vengo bullizzato, visto che sono di Bergamo, non vengo bullizzato dai miei clienti, questa è la cosa numero uno. Non vengo sfottuto, come è già due volte consecutive che mi capita a subire. Ma soprattutto, cosa più importante per il Milan, allontaniamo l'Atalanta e possiamo viverci l'Europa League con più serenità, perché sennò poi alla lunga bisognerà fare delle scelte. E la Champions, la qualificazione in Champions, sapete bene quanto è più importante anche a livello economico. Quindi l'Atalanta però arriva davvero bene a questo incontro, sta vincendo, si è riposata bene, gioca un gran calcio, fa paura, gioca forte, gioca davvero forte, mentre Milan arriva subendo una marea di gol, subendo tante critiche, con la pressione di dover vincere per forza, perché sennò è una settimana, saranno due settimane di putiferio. È un Milan che però è a favore del pubblico, giochiamo in casa, il Milan quando gioca in casa difficilmente stecca le partite. Quindi io ho un buon ottimismo che stasera possiamo fare risultato, e dobbiamo fare risultato. Non sarà facile, Gasperini grande allenatore, però proprio quando il Milan attraversa un momento che non è fantastico, che il Milan esce fuori, e comunque stasera riusciamo a schierare anche una squadra, un'ottima squadra. Mi aspetto tanto da Magic Mike, mi aspetto una continua crescita da Bennacer, un grande, a parte gli scherzi, mi aspetto anche un grande Leao, perché a noi serve un grande Leao. Detto questo, il Milan dovrebbe, volevo dire, avete visto, mi riempie di gioia, e non cominciamo a dire forse se lo facevamo giocare, no, i giovani devono andare, quelli che non trovano molto spazio nel Milan non devono stare in panchina, devono andare a farsi le ossa. Ho visto Romero, ha fatto due gol pazzeschi, ha dato il pareggio all'Almeria contro l'Atletico Madrid, è stato un gran Romero, bello, bello, io sono contento, io so che quel ragazzo ha delle qualità e l'abbiamo preso a zero, deve solo giocare e va bene, in prestito va bene. Raga, stasera Milan gioca con Magic Mike in porta, Theo Hernandez che non stacca mai sulla sinistra in difesa, ed è qui che vi dicevo, qualcuno da gabbia e ciao, non lo so raga, non lo so se giocherei con ciao o con Kier, perché la mia paura è se ciao fa un'altra partitaccia rischiamo di bruciare il ragazzo, cioè non lo so, sono un po' perplesso, io forse giocherei con Kier. Sulla destra dovrebbe tornare Davidino Calabria, che fa rifiatare Florenzi perché ha tirato la carretta fino a oggi. Pulisic, la coppia Bennacer-Reinders, coppia spaziale, spaziale. Oggi finalmente riusciamo a giocare con Reinders, Bennacer e Loftus-Cheek. Centrocampo spaziale. Leao sulla sinistra. E in attacco torna Olivier Giroud. Dai raga, dai, carichi, sempre Forza Milan, oggi ci vediamo un botto di volte.